Vediamo, facciamo un minimo di brainstorming. Se io volessi trovare altri quattro maledetti, potrei cercare il tipo a Caposunio, Sotera, Brisone che praticamente spawna qui su Salamina, e uno veloce, Arpaloaceo, che sta anche in dirittura. E tecnicamente potrei farlo subito, soltanto che non mi aiuta, cioè se non per fare qualche punto rapido, ma adesso arrivo direttamente subito al 17, anche perché dopo bisognerà eliminarne molte di più per il livello 5 della lancia, quindi vabbè, tanto. Andiamo ad Atene. Ah, ecco, ora che ci sono. No. No. Che cavolo, perché devono parlare proprio adesso? Oh, santo cielo, Barnaba, veramente. Almeno abbiamo rimediato il punto abilità per l'esplorazione. Anzi, questo è Ceo, vero? Sì, attracchiamo Ceo. Tanto per sincronizzare e andare rapidamente dove bisogna andare. Erodoto che prende in giro il Barnabba. Questa comunque sarebbe la canzone riadattata, anzi la poesia riadattata di un tale Archiluco, proprio uno a caso, ecco, che in realtà chi ha studiato greco come me avrà riconosciuto dal nome, perché dalla canzone non l'avrei mai capito, l'ho trovata soltanto adesso, soltanto di recente. E questo è un componimento importante, tra l'altro, perché nell'era in cui è vissuto Archiluco potete skippare qui se non vi ne frega un cazzo delle nozioni storiche e letterarie. Era un'epoca in cui già si cominciavano a vedere un sacco di mercenari ad aiutare le varie nazioni. In particolare la cultura guerresca greca ti imponeva una dose di coraggio non indifferente, anche se eri un mercenario, tra l'altro. La frase che dicono soprattutto gli spartani, anche nel gioco, cioè ritorna col tuo scudo sopra di esso, era una cosa più che normale da sentire, in realtà, perché? Perché se tu, mercenario oppure soldato vero e proprio, abbandonavi lo scudo mentre stavi in una campagna così e tornavi a casa, cioè tornavi a casa anzi senza scudo, significa che l'avevi abbandonato perché ti rallentava, vuol dire che eri scappato. La canzone, la Si Scenti, che si sente cantata in greco, dice qualcuno fra i Sai erano una popolazione della Tracia, si gloria del suo scudo, e poi vabbè il riadattamento mette in mezzo nel ritornello erreto, erreto, cioè sti cavoli, cioè vada all'inferno, ecco. Qualcuno fra i Sai si gloria del suo scudo che io erroneamente, che io involontariamente, ho abbandonato dietro un cespuglio. Poi al diavolo, all'inferno se ne vada. L'importante è che ho salva la vita. Quando tornerò a casa me ne farò fare uno migliore. L'io lirico si leggeva in questa maniera, cioè ognuno poteva, sì, cantare la canzone, poteva cantare il poema, perché l'io lirico faceva riferimento al gruppo, cioè io posso anche dire io. Ma mi sto riferendo a tutti quanti perché tutti quanti possono cantarla così. Archiluco sostanzialmente è il primo a dire no, senti, sti cazzi, è più importante che vivo che non che muoio da mercenario. Poi se sia stata una cosa accettata o meno non lo sappiamo, non, credo non ci sia da saperlo. O comunque non me lo ricordo perché è passato tantissimo tempo. Perché sì, quel poema così lo cantavamo noi al liceo classico su determinati componimenti in latino e in greco e te li fanno leggere in metrica. La lettura metrica era praticamente sostanzialmente un ignorare le regole grammaticali di non proprio di pronuncia, non solo di pronuncia, ma anche di accentazione delle parole, di alcune frasi, in favore di una metratura, cioè di sostanzialmente un componimento ritmico. Per cui, non so, il primo verso dell'Odissea che fa Andra moi enne pemusa poliutropo nos malapolla, il polla alla fine in realtà è pollà. Però per necessità metrica si legge polla. E tutti i restanti versi si leggono allo stesso modo. Ta tarada 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 tarada. Con questa accentazione qui. Forse non ci avete capito un cazzo perché anche io non mi so spiegare. Ma
Oh no, non guardarmi, Polemarco. Non guardarmi, non guardarmi. No. Non lui, accidenti! Ho inquadrato l'altro apposta! Che tra l'altro io ero venuto qui soltanto per sincronizzare, mi sono distratto perché stavo grecando. Corri come il vento. Corri come il vento, ho detto! Sta andando a fuoco un cavallo intero. Aiuto. È diventato un gameplay da youtuber medio. Di quelli che ti... Bella a tutti ragazzi. Prossimo video, 10.000 like. Non ho preso questa abilità ancora. E oh, questa in realtà è più interessante dell'altra, va bene. Almeno nascondi i corpi senza dover rapire la gente, per forza. Mi sta inseguendo un mercenario arrivato fin qui. Ti giuro, se è parente di Demostene il cucciolo... Senti, non lo faccio... Lo faccio volare a prescindere. Dove sei? Ti caio il tradito? Vieni. Anche lui c'ha un gatto di merda. Scusate se sono così colorito oggi, ma questi gattacci non li voglio proprio vedere. È arrivato anche un simpatico cinghiale. Bruttissimo artefatto grafico. Vai, ammazza il gatto, ammazza il gatto. Ah. Ho crittato. Vai, colpo di grazia. Dagli il colpo di grazia, brutto cinghiale. Vabbè, un altro cinghiale sta menando il mercenario. Io vorrei godermi la scena dall'alto. Farei una telecronaca se ne fossi in grado. No, cinghiale, contavo su di te. Quanto sta con la vita? Molto poca. E siamo allo stesso livello. Allora forse posso fare così. Got nothing on me. Ti caio il tradito. Ah! Devo trovare il modo di accedere qui sotto, perché visto che mi ci trovo, questo arpalo qua vorrei farlo finire nell'Ade. O direttamente nel Tartaro. Sappiate che la differenza fra Ade e Tartaro è molto grande. Eh già, è nella grotta di Ares, c'ha proprio un nome che è tutto un programma. Andiamo a cercare questo arpalo. They'll keep a sharp watch here. Uno. Due. Tre. Sì, no, ok, ma... Ma che critto, eh? Il dramma di questi sprite è che non mi fanno vedere un cacchio. Vabbè, che sa, però sali pure tu. No che abbracci il muro. Ma proprio qui doveva scendere. Ah, guarda, c'è un leone. Andiamo ad Atene.
Anzi, visto che qui vedo che c'è una casa del capo e qui c'è molto poco da fare, compriamo anche questa per l'obiettivo. Mi ricordavo che c'erano molti più soldati qui. Tipo quello laggiù che non ho fatto in tempo a segnare. Aia. Mi sono sentito la ditta del pirata. Ah, ossia. So qual è. E lui che è un tiratore scelto, capitano. E anche questo luogo è completato. So che questo è importante completarlo. Andiamo ad Atene. Vi ricordate quando ho detto che sarei andato ad Atene? Mentivo! Perché, a parte gli squali di livello molto superiore, qui ci sono delle cose molto importanti. Anzi, c'è una cosa molto importante. Credo che l'altra delle due serva per il completamento della prima missione, che penso non faremo nemmeno. Perciò, la cosa importante... è far diventare questa build qualcosa che spacca. Bang. C'è un indizio nulla setta, cavolo, dovrei prenderlo. Oddio, mi sa che... No, no, cavolo, non ce la faccio. Oddio, morirò qui. Sto per morire. Ah. Ok, beh, quello che mi serviva era non proprio la lancia, perché ancora non posso equipaggiarla, ma la sua incisione. Ora però l'indizio sulla setta mi serve, quindi... Ah! No, mollami! Mollami! È stata una bruttissima esperienza, non mi era mai capitato prima. Evidentemente gli squali sono collusi con la setta. Perché mi ha fatto respawnare a Ceo? Ah, che carini che almeno loro cantano. Adesso... non mi faccio fregare. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Vi insegno anche l'inglese, visto? Nice. Ta-da! Ho preso tutte e due le cose che volevo. Intanto, l'indizio chissà a che era riferito. Non mi serve per liberare. Oh, sì, invece sì. Dei del mare Egeo. Squalo di Mitilene, navi attorno alle spalle meridionali, mi sa che sono queste. The Greek world bows to us. We are the new gods. E mi servono sti scherzi stivali per il bonus set. Dov'è lo squalo di Mitilene? No, neanche per sogno, sta proprio laggiù. Vabbè, io vado a terra a sincronizzare un punto di osservazione. Noi ci vediamo ad Atene, sperabilmente. Forse per una volta ci arrivo. When you're ready, meet me at the Pnyx in Athens. Una strada a nuoto sono fatti, bene. E adesso un chilometro a cavallo. O meglio, raggiungiamo il primo fabbro che troviamo e rivediamo un po' l'inventario.
Equipaggiato così come sto, alla fine posso anche fare un power throw, visto che il gioco non prevede che io sia così forte in questo momento. Così ben speccato. Let's see what this city has in store for me. Eh beh. Ah, lo sapevo che gli FPS sarebbero calati tantissimo qui dentro. Non volevo crederci del tutto, ma è così. Qui c'è il Palazzo di Giustizia dove si fa anche una quest. Questa che in realtà è importante non essere spottati, perciò se mi completo queste cosine qui subito, mi faccio un favore più tardi. Ah, non c'ho adrenalina! Ok. Adesso ce n'ho un bel po', l'importante è che stava isolato e non l'ha sentito nessuno. Che per caso viene a controllare? No. Ma perché sta guardando da questa parte? Ah, ok, voleva spostarsi. C'è uno qua sopra, non me ne ero accorto. Quel povero arciere lo lascerò così. E non saprà mai cosa è successo agli altri. Intanto trovare questo loot è abbastanza importante, così posso eventualmente vendere o scomporre per potenziare la nave. Bravo Phobos, che è rimasto qui. È bello lui. Ho investito un cane. Ai, ai! No, you don't, because your Malak has died. Così. Scusi, oh, mi spiace. Ops. Ah, colpa mia. Oh, mi dispiace.
Avevo di fretta. No, non vi ho visti. Ehi, occhio. Oh, qual è il miglior modo di partecipare a un comizio se non avvicinandosi dietro ai diretti interessati? Things are worse than I feared. Cleon has turned the mob. We have to hurry. Where? To Pericles. No, dov'è? Dov'è lui? C'è Cleon, accidenti. Ma queste guardie di che livello sono? 25, accidenti. Stay back. She is no threat to Pericles. I assure you. Ah, Herodotus. It's fine. Let them through. It's good to see you again, Pericles. And you as well. I only wish it were under better circumstances. And who's this? Cassandra. Welcome, Cassandra. And what did you think of your first taste of Athens? Calano troppo gli FPS. I think you did a great job. It's so easy to forget the good someone has done when times become hard. Pericles, we've come to... We must choose our moment wisely and speak our words more privately. Maledetta Plot Armor. If she's working for you, maybe the prying eyes will see her as a servant. I'm no one's servant. Cassandra, this is Athens. If you want something, sometimes you have to play a role. Come se vuoi giocare come un assassino. I'm looking for a woman who's very important to me. Herodotus said a symposium could be useful for gaining information. He would be correct. I can get you in, although I can't promise the information you seek will be found. Just tell me what to do. First, check on my colleague Mediochos. He was meant to meet me today, and it's not like him to miss an appointment. Done. My friend Phidias needs to be taken out of Athens as soon as possible. Anything else? Yes. There's an ostracism vote taking place that could use your influence. Chiediamo cos'è un ostracismo. Ostracism? Exile is a term you may be more familiar with. Here in Athens, we vote between two people to decide who should leave. It's between the sophist Anaxagoras and another man on trial for impiety. My contact near the Agora will give you the details. L'ostracismo viene dalla parola ostracon, che significa coccio. Infatti loro scrivono il nome del tipo da ostracizzare, cioè da allontanare su un coccio, che poi veniva usato per il voto. Gli ostraca, appunto, che stanno nel gioco, vengono da questo. Sono dei cocci su cui sono scritte le cose. I'll do it. I'll expect you to use discretion. Tu sì. Well. It isn't exactly an invitation, but the promise of one is just as good. Although I'm sure he'll still ask Aspasia if it's okay. So long as it comes. Ebbene. Sì, i capi di nazione pubblicano cose nel mondo, d'accordo. Che per caso ce n'è una ad Atene che posso andare a controllare velocemente? Ecco, a parte che queste dovrei farle subito. Anzi, questa e questa, Fidia la farò per ultimo. Madonna, proprio lì. Crea un'opportunità, qui sono le missioni di Cleone che chiede le cose qua. Anche se onestamente potrei anche fregarmene. Cioè, Cleone è un maledetto e non voglio aiutarlo. Ecco. Però se queste bacheche mi chiedono tipo di uccidere degli spartani, mi tocca. Faccio direttamente 1, 2, 3, 4 e 5 eventualmente. Allora, maledetto che
ti userò soltanto per i punti. No, tu sei un populista maledetto. Sì, d'accordo. And how do you want me? Help Athens, not me. The Spartans howl outside our city walls. Create chaos among their ranks. Make them suffer as we do. Think about it. Esattamente, a lui ci chiederà di bruciare delle scorte e uccidere un Polemarco. Good. Kill their commander Nabis. Destroy their supplies and return to me. I'll get it. Trust me. Questa in realtà dà vita a una serie di quest. Ma a noi per il momento non interessa. Ci interessa, maledetto Giulio il Temperato. Vai lì. Ho detto lì. Non qui. E lui riceve anche meno danni del veleno, quindi questo è tutto inutile. Ma però quel piede a testa non gli fanno bene. Oh, bello quel critico. Te la sei cercata, adesso devo aiutare questo poveraccio prima che ci rimette. No, questo è un accesso. No, è chiuso, ma era Vanta Black, proprio altro che nero. Povero Metioco, amico di Pericle, che qualcuno vuole intimidire. I don't think they'd eat you. But they would have certainly killed me. So thank you. I'm always happy to help someone in need. The world could do with more like you, especially now. Pericles sent me. He was worried about you. You often get tied up and surrounded by snakes. How can you joke about this? Thugs broke into my home, dragged me here, tied me up and surrounded me with these hideous creatures. They must be stopped. The snakes? The thugs! I'll track them down, Metiochos. Don't worry. Tensions are high, right? In realtà non è così importante questa quest ai fini della storia. Alla fine è soltanto una fetch quest che serve in parte per allungare il brodo, in parte per spiegare le ragioni storiche dietro a certe cose. Tutto a tempo debito, insomma. Adesso si va lì. Oddio, a sto punto direi di andarci su. No, meglio di no. Prossima fermata, quindi il fabbro.